Durante i giorni della Quaresima, la parola di Dio, passo dopo passo, ci aiuta a mettere in chiaro dentro di noi qualcosa che possa aiutarci nella nostra conversione. Che cosa significa? Che ci sono dei cambiamenti che noi dobbiamo fare dentro la nostra vita, ma molto spesso noi non sappiamo che cosa dovremmo cambiare. Allora, ogni giorno la parola di Dio ci indica un aspetto della nostra esistenza su cui dovremmo fermarci e dire: io a che punto sto rispetto a questa cosa? E oggi la liturgia della parola mette a nudo davanti a noi una delle esperienze forse più presenti nella vita di ciascuno di noi, che è il rapporto che ognuno di noi ha con le regole. Innanzitutto ci spiega perché le regole servono nella vita, e lo fa facendoci leggere un brano del Deuteronomio, Mosè che sta parlando al popolo di Israele, che è stato condotto nella terra promessa da una condizione di schiavitù. Israele si trova in una condizione di libertà. Ma voi sapete che io ti do la libertà, ma se tu non sai usare la tua libertà, fai danni. Io ti posso dare una cosa bella, ma se tu non sai usare quella cosa bella, diventa pericolosa. Io posso regalarti una macchina, ma se tu non sai portare quella macchina, puoi andarti a schiantare e farti male. Io te l'avevo regalata come una cosa bella, ma siccome tu non la sai usare, quella può diventare una cosa brutta. Immaginate che questo noi lo possiamo calare in tutte le circostanze della nostra vita. Io ti faccio incontrare l'amore nella tua vita, ma se tu non sai come si ama, lo rovini quell'amore. Io ti do la salute, ma se tu non sai usare la tua salute, ti fai male. Insomma, tutti noi abbiamo bisogno a un certo punto non soltanto di avere cose belle dentro la nostra vita, ma di trovare il modo di non rovinare le cose belle. Il popolo di Israele è stato salvato dalla schiavitù, è stato messo in una condizione di libertà, e il Signore, affinché loro rimanessero liberi, gli dà la legge, cioè gli dà un modo di vivere, gli dà quei comandamenti che possono aiutarli a non perdere la libertà per tornare in una condizione di schiavitù. Questo è il pericolo. Allora voi capite che la regola e la legge non nasce per limitare le persone, ma per salvarle. Immaginate un fiume. Se voi volete che un corso d'acqua arrivi lontano, dovete mettergli degli argini. Se voi togliete gli argini, l'acqua passa, ma fa danni. Tutti noi abbiamo bisogno di sottometterci a quelli che sono degli argini, ma gli argini non sono contro di noi, sono ciò che ci aiutano ad arrivare molto più lontano, a non rovinare le cose belle. Allora, tenete in mente questa immagine, spero liberante, no? Tutti noi abbiamo bisogno di un metodo, tutti noi abbiamo bisogno di una regola, tutti noi abbiamo bisogno di capire come vivere la nostra vita. Qual è il rischio però? Che certe volte queste regole possono diventare una schiavitù. Cioè puoi talmente tanto fissarti con lo schema che lo schema non ti permette più di vivere, non ti permette più di godere della tua esistenza. Quando questa cosa la dovevo spiegare agli universitari all'Aquila, gli facevo sempre un esempio. Gli dicevo: immaginate di avere una casa bellissima. E questa casa bellissima, magari c'è vostra mamma, c'è vostra moglie, ci siete voi stessi, no? Per paura di rovinare questa casa, allora bisogna togliersi le scarpe, non bisogna passare lì, non bisogna sedersi su quel salotto, non bisogna entrare in quella stanza perché soltanto quando vengono le persone, non bisogna usare quella portata di piatti perché quella è semplicemente per le occasioni. Praticamente tu vivi in una casa dove c'hai tantissime cose belle, ma non puoi fare niente. Non ti godi niente di questo. Allora, vedete, c'è un uso delle regole e della legge che rovina la vita. E nella parola di Dio, chi fa questo solitamente coincide con una categoria, una mentalità, chiamiamola così, che è quasi sempre quella degli scribi e dei farisei. Chi sono gli scribi e i farisei? Non quelli che hanno in mente la libertà, ma quelli che difendono ad oltranza le regole, gli schemi. Che cosa produce quando tu vivi troppo di schemi? Che a un certo punto hai il rigetto di questi schemi, il rigetto delle regole. Quando Gesù comincia la sua predicazione, qual è la categoria di persone che lui colpisce di più? Gli scribi e i farisei. Perché dicono:
l'interpretazione che voi state dando della legge è completamente sbagliata. E quindi litiga sempre, molto spesso, è sempre in polemica con gli scribi e farisei. Cosa succede ai discepoli? Che vedendo questo scontro di Gesù con gli scribi e i farisei, si convincono che Gesù è una specie di figlio dei fiori, no? È arrivato Gesù e dice, ma no, non servono più le regole, le leggi, queste cose. Siamo persone libere, dobbiamo amare così come ci viene, no? Dobbiamo vivere la vita in questo modo. È un rischio, è un cristianesimo alla volemo se bene, no? I suoi discepoli pensano questo. Siccome Gesù sa che si sta andando verso questa deriva, ecco che abbiamo letto questo brano del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice ad alta voce, attenti, nessuno pensi che io sono venuto ad abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Cioè Gesù sta dicendo, io non sono venuto a dire che quella regola non serve, sono venuto a mostrarti qual è l'uso buono che devi fare di quella regola, ma quella regola ti serve. Non puoi vivere la tua vita senza avere una regola, non puoi vivere la tua vita senza avere un metodo, non puoi costruire una casa senza avere una tecnica. Tutta la tua vita deve avere una struttura, dice Gesù, io sono venuto a mostrarvi come si costruisce una cosa senza che divenga una prigione, senza che divenga una schiavitù. Allora, vedete, la parola oggi ci sta chiedendo esattamente questo a ciascuno di noi. Noi abbiamo delle regole nella nostra vita. Attorno a quale struttura si costruiscono le nostre scelte? Quando siamo al lavoro, quando siamo in famiglia, quando vogliamo bene a qualcuno, quando pensiamo di vivere una vita di fede, quali sono le regole attorno a cui noi stiamo regolando la nostra vita, appunto? In che maniera noi non roviniamo le cose belle? Ma l'altra domanda è, non è che invece viviamo di schemi che soffocano la vita? Viviamo di cose che invece di farci vedere la bellezza la rovinano? Abbiamo bisogno di purificare tutto questo. Seguire Gesù significa riprendere in mano la propria vita. Significa tornare di nuovo a gustare la vita, la bellezza della vita, la bellezza delle cose che il Signore ci ha donato. Perché ci dà una cosa bella? Perché noi possiamo godere di quella cosa bella. Ma godere non significa abusare di qualcosa. Significa trovare sempre quella giusta distanza in cui quella cosa rimane bella. Se tu sei a tavola con degli amici, un bicchiere di vino è un modo di celebrare la gioia di stare con gli amici. Quel vino diventa l'alfabeto della gioia tra amici. Ma se tu cominci ad avere una dipendenza dall'alcol, quel vino non è più un aiuto alla gioia, è una dipendenza. Quel vino ti incattivisce, quel vino ti rovina la vita, quel vino rovina la famiglia che è intorno a te. Allora vedete come la stessa cosa può diventare meravigliosa o terribile. E tutto è come io costruisco il rapporto con le cose. Ecco, è una bella domanda a cui non devo rispondere io, perché la parola ci pone una domanda a cui ciascuno di noi deve rispondere. Qual è la regola della mia vita? Come vivo la mia esistenza? Ne sento l'esigenza? Oppure vivo sempre così, un po' a caso, faccio accadere le cose a caso, come vengono le giornate, senza mai avere un metodo, senza mai domandarmi come può durare qualcosa? Vi faccio un ultimo esempio. A tutti noi piace innamorarsi, no? Di qualunque cosa, non per forza di una persona, innamorarsi di un lavoro, innamorarsi di un passatempo, innamorarsi di un libro, di un film, di una musica, di uno sport, tutto quello che volete. Ma l'innamoramento è una fase molto breve nella nostra vita. Poi a un certo punto finisce l'entusiasmo, finisce la parte emotiva. Il nostro mondo è abituato in questo modo. Quando finisce la parte emotiva tu butti le cose. Ma non è così. Tu puoi aver finito la parte emotiva, ma continuare a godere delle cose. Quando? Quando hai imparato ad aver cura di quella cosa bella che c'è dentro la tua vita. Allora, non c'è un dettaglio nella nostra esistenza che il Signore non lo metta lì appositamente in funzione della nostra gioia.
Che cos'è che mi aiuta a prendere il massimo possibile di quella cosa? Che cos'è che mi fa godere fino in fondo la gioia dell'esistenza senza vivere rinchiuso in uno schema né in maniera sbracata? Cioè, esiste un giusto mezzo. Tutta la vita di Gesù è un modo di insegnarci come si tengono insieme le questioni, senza tagliare, senza togliere. Una delle accuse, e concludo veramente, che facevano a Gesù era questa. Gesù, voi sapete che è stato annunciato da una figura straordinaria, la figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista aveva una credibilità ai tempi di Gesù immensa. Ma Giovanni è un personaggio molto originale, mettiamola così, molto originale. Uno che veste di pelli di cammello, mangia locuste, miele selvatico, c'è anche il miele, miele selvatico, se ne sta sempre fuori dalle città, profetizza vicino un fiume dove battezza la gente, insomma, dice Gesù, è venuto Giovanni Battista che non mangia e non beve e avete detto che ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, cioè lui, che mangia e che beve e dite che è un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Insomma, Gesù c'ha questa nomea di essere uno a cui piace stare a tavola, godere delle amicizie, frequentare anche le persone che nessuno vuole mai frequentare. Se qualcosa deve ispirarci nella vita, questo è Gesù. E Gesù non era uno che rifiutava la vita, era uno che l'accoglieva, ma non la rovinava, non ne abusava di quella vita, sapeva godere senza rovinare. Ecco perché noi abbiamo bisogno di chiedere a Lui che cosa significa imparare una regola, imparare un cristianesimo che ci porti a tenere insieme queste cose per poterle godere fino in fondo senza mai rovinarle. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli.